siamo fu attastrare 10, 25, 44 siamo avanti anno, nel futuro troppo nel futuro anche al Comics qui una fiera, parliamo di Star Trek che ci siamo cresciuti e siamo diventati grandi con questo, con questi personaggi, Spock, il comandante Kirk. Ciao, io sono Maurizio e sono il primo ufficiale della nave stellare Truentum. A tutti i ponti parla il capitano, evacuare immediatamente la nave, dirigersi alle navette adiacenti. Una nave stellare virtuale che raccoglie un po' tutti gli appassionati, siamo ancora pochini però, di Marche Abruzzo. E cosa dire, Star Trek ha fatto crescere generazioni di persone, dal Kirk originale fino al Picard di The Next Generation, che personalmente preferisco, fino alle serie di adesso, con lo stesso Picard che si è riproposto adesso su Netflix con la nuova serie. Cerchiamo di aggregare quanta più gente appassionata appunto di Star Trek, ma non solo, comunque di fantascienza in generale. E il saluto vulcaniano che mi sta facendo il cameraman, che adesso ripropongo, creato a suo tempo da Leonard Nimoy, colui che impersonava Spock, uno dei primi vulcaniani, una razza aliena, una delle prime diciamo assorbite dalla Federazione. Anzi, se si guarda il film Primo Contatto, il primo contatto, quindi la prima razza aliena venuta appunto in contatto con sulla Terra, furono i vulcaniani. Quindi amici da sempre, e lo slogan lunga vita e prosperità di Spock apre tanti mondi a tutti coloro che si avvicinano o che si sono avvicinati nel tempo a Star Trek. Allora, come potervi raggiungere? Allora, se ti giri un attimo, fai un 180 alla USS Truentum, questa è la nostra nave, siamo sia su una pagina sia sul profilo gruppo su Facebook, sia su Instagram con l'hashtag USS Truentum, oppure sulla mia pagina Facebook Cantoni Models, che sono le iniziali del mio cognome, su cui lavoro sulle navi stellari, sulla plancia, sulle navette della Federazione e non.